asked to give a talk anywhere. I always come with a lot of donuts. I give people donuts at the beginning. I'm usually very happy. I'm not very happy now. Let's be good. Just you. I will start apologizing. Ti senti un po' osservata, forse l'ha detto, cosa stiamo facendo. Forse va. Stiamo cercando di capire se l'altro relatore arriva o no. 5 minuti di pazienza e poi in caso cominciamo. Sarebbe comunque un'assente giustificata perché è il 5° mese di gravidanza, quindi... Io vengo in qua e così lei ha un po' più di spazio alla fine con la moderatrice. Sì? Pronto? Sì. Ah, scusa, ciao. Che dai, non ti preoccupare. Se vuoi, c'è Brian, lui è bravissimo, lavora con gli attivisti e fa, allena giornalisti, possiamo parlare. Sì. Se lavora con gli attivisti, sì. Devi dire... So I was in Libya during the revolution, starting a news agency there. Yeah. And from Syria, I haven't really worked because we haven't had funding, but working from outside, you know, supporting guys mostly with security. And I wrote a guide for sat phone safety around, it came out just before Marie actually was killed. I don't think I'm qualified to be on this panel. Thursday, 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 I had a talk about how to start a news agency.
Sada. No, I mean I've been waiting to feel like there was a safe zone to actually do some training and work, and I haven't felt that way yet. Plus we've been really busy. Well, we just released Yeah. Possiamo iniziare? Credo di sì. Ok. Quindi qui cambiamo. Si presenta da solo. Così qua. Buonasera a tutti. Come avete visto c'è stato un cambio in corsa, per cui uno dei relatori è appena cambiato, poi lo presenteremo. Allora, il tema di questo panel è cercare di capire che cosa succede quando in qualche modo gli attivisti si sostituiscono ai giornalisti e producono loro stessi le notizie, producono loro stessi informazione. Poi quello che cercheremo di capire è anche se quello che gli attivisti producono è effettivamente sempre informazione vera e propria. Allora, presentiamo subito intanto i tre relatori che erano da programma e poi presentiamo anche Brian Coley, che è il nome del quarto relatore. Allora, al centro vedete Susan Dabus, che è una giornalista freelance italiana ma di origini siriane, che è di recente balzata agli onori della cronaca perché, come quasi tutti voi saprete, è stata recentemente trattenuta per una decina di giorni in Siria insieme ad altri tre colleghi con i quali stava realizzando un reportage. Poi ci sono Paul Wood qui accanto a me, che è corrispondente della BBC nel Medio Oriente, che sta attualmente coprendo le rivolte in Siria, però in 15 anni da corrispondente di guerra ha insomma coperto tanti tanti conflitti. Ne cito soltanto qualcuno: la Libia, l'Afghanistan, è stato in Kosovo, in Bosnia, in Macedonia, in Darfur e nei territori palestinesi, giusto per avere una rapida idea. È stato anche insignito di numerosi premi, per citarne soltanto uno: nel 2012 l'Associazione della Stampa Estera in Gran Bretagna l'ha nominato giornalista dell'anno per i suoi reportage proprio dalla Siria. Poi Ruth Sherlock, che è corrispondente per il quotidiano Daily Telegraph e ha seguito particolarmente la primavera araba, quindi parliamo di Egitto, di Libia e attualmente di Siria. Anche lei nel 2012 è stata insignita di un altro importante premio, è stata premiata come giovane giornalista dell'anno ai British Press Awards. E poi l'altro relatore è Brian Coley. Io mi stavo giusto appunto informando in questi minuti per questo cambio in corsa, che si occupa di formazione di chi vuole diventare giornalista, in particolare in contesti, mi spiegavano, come ad esempio la Libia e anche relativamente al contesto siriano. Mi presento un secondo anch'io. Io invece sono Laura Tangherlini, sono una giornalista e conduttrice di Rai News 24, a volte anche inviata in zone come il Libano per parlare, sono stata recentemente per parlare dei profughi siriani, però insomma una inviata con la I minuscola ovviamente rispetto ai colleghi che sono qui a fare dei relatori, per cui sono anche onorata peraltro di essere qui al tavolo con loro. Dicevamo, che cosa succede quando sono gli attivisti a produrre contenuti e che cosa devono fare a quel punto i giornalisti? Partiamo da due cifre soltanto. In Siria sono passati oltre 750 giorni di conflitto, si sono celebrati purtroppo i 2 anni di guerra nello scorso marzo. Io mi trovavo proprio in quei giorni, peraltro, come anche loro, a Beirut per fare dei reportage sui profughi siriani e per capire anche le conseguenze che questa guerra in Siria sta avendo in Libano e al confine e all'interno del Libano stesso. Un conflitto che ha fatto oltre 70.000 morti, ci sono 1.300.000 rifugiati siriani che hanno trovato un rifugio all'estero, nei paesi confinanti. Questi almeno sono quelli ufficialmente registrati alle Nazioni Unite, ma
insomma in realtà sono più di questi, probabilmente la cifra è quasi doppia, insomma comunque molti di più, e ci sono 3 milioni e mezzo di sfollati interni. Nonostante ciò ancora non è facilissimo capire che cosa effettivamente sia avvenuto in questi 2 anni, che cosa stia avvenendo in Siria, e non è facile capire quello che succede giorno dopo giorno. Quindi le informazioni che continuano a circolare e che noi poi giornalisti ci troviamo a ricevere e a dare ai telespettatori o ai lettori sono delle informazioni che per certi versi sono in quantità molto, molto ampie, arrivano molte informazioni, ma tutto bisogna vedere se sono effettivamente informazioni, perché spesso non sono attendibili, sono confuse, sono dispersive, quindi il conflitto siriano è un conflitto effettivamente molto difficile da coprire, è una guerra civile ma è anche soprattutto una guerra che si combatte da un punto di vista mediatico. Dunque è la questione del reperimento delle informazioni dalla Siria forse ha una difficoltà senza precedenti rispetto ad altri conflitti che abbiamo dovuto come giornalisti raccontare in passato. Questo perché, da una parte perché il governo non permette ufficialmente l'ingresso dei giornalisti nel paese, quindi è difficile reperire informazioni di prima mano. Quando si va e si cerca di reperirle, le condizioni di lavoro non sono facili, si è fortemente limitati, poi può capitare, come è successo a Susana, di essere addirittura fermati, rapiti, molti sono stati anche uccisi, e in più c'è un'operazione di propaganda che viene portata avanti da ambo le parti. In realtà le parti sono più di due, perché il conflitto siriano vede molte parti in causa l'una contro l'altra, però per semplificare diciamo che sia quanti sostengono il regime di Bashar al-Assad sia quanti invece gli si oppongono stanno effettivamente facendo un'opera di propaganda, quindi nel fornire le informazioni quando, come, se vogliono fornirle. E quindi se non si hanno inviati che effettivamente sono sul campo, sono a fronte a poter raccontare quello che succede, noi giornalisti che poi siamo nelle newsroom, che sono di fatto le stanze, le sezioni delle redazioni giornalistiche dove le informazioni poi si impacchettano, si producono, si mettono insieme, ci dobbiamo affidare di fatto sempre alle stesse fonti, che sono l'agenzia ufficiale SANA, che in genere è filo regime diciamo, e poi ci sono i comitati di coordinamento locali degli attivisti oppure l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani, che in realtà ha base a Londra, non ha base in Siria, per cui anche questo osservatorio, che è, per semplificare, diciamo dalla parte dei ribelli, degli attivisti, diciamo non è dalla parte del regime, comunque non ha informazioni neanche questo osservatorio di primissima mano. E in più l'altra difficoltà è che nel conflitto siriano ci sono tantissimi contenuti, come dicevo, che arrivano dai combattenti, dagli attivisti, che sono loro stessi in grado ormai e ampiamente di postare sui social network, su YouTube o tramite Twitter o su Facebook filmati, foto, o di far proprio circolare le informazioni stesse. Questo per farvi capire soltanto la complessità del coprire da un punto di vista giornalistico il conflitto siriano. Allora, partendo da questo e anche da una dichiarazione che mi sono appuntata, sia Susan che Ruth che Paul hanno partecipato prima della pausa per il pranzo ad un altro panel, erano sempre loro e c'era anche Amedeo Ricucci, il collega che è stato fermato insieme a Susan in Siria qualche giorno fa, e lui diceva che dall'11 settembre, in realtà negli ultimi 10-15 anni, il ruolo del giornalista è fortemente cambiato e che ora appunto sono i belligeranti a produrre informazioni di propaganda soprattutto, quindi i giornalisti non sono più il perno attorno al quale ruotano le informazioni che poi vengono diffuse. Quindi quello che voglio chiedere a Paul è, alla luce della tua quindicinale, quindi ormai sono 15 anni che fai il corrispondente dal Medio Oriente, il conflitto siriano rispetto agli altri, da un punto di vista propriamente mediatico, di come si possono raccogliere le informazioni, come si diffondono e che tipo di informazioni e quanto attendibili si riescono a trovare, il conflitto siriano come si distingue dagli altri? Well, in one way, as you were saying, this is Syrian civil war is the first civil war which has been played out almost entirely on YouTube.
I was in a place called Rastan, and we were taken to the front line, and a little gun battle started, I suspect partly because we'd shown up. And a guy was firing a heavy machine gun through a hole in a breeze block wall, and two other guys were kneeling by him with their camera phones like that. And that, for me, is the image of the Syrian civil war. Everything that happens is recorded by somebody with a camera phone. What, then, is the point of us, the journalists who go and cover it? I think in all journalism, but especially in war journalism, there is what you see yourself and there is what other people tell you. And the only thing that you can really trust is what you see yourself, especially in a place like Syria where people have become journalists or citizen journalists because they are committed to a cause. I've met many citizen journalists who are basically spokesmen for the Free Syrian Army Brigade that they're with, many of whom are armed themselves. And the two communities on either side of this civil war, or the several communities in two groups, see the journalists as their journalists telling their side of the story. When Baba Amr fell in Homs, which is just over a year ago now, there was one particular journalist whose images came out every single day. If you ever saw any pictures of Baba Amr being shelled, there's kind of shaky shots of the minaret blowing up and God is great being said by the cameraman. That was a guy called Jedi, which means grandfather in Arabic, even though he was only 34 years old. And Jedi had been a vegetable seller before the revolution, but had just picked up a camera because he believed in the revolution, he believed in the uprising. When the Free Syrian Army pulled out of Baba Amr, Jedi stayed behind. He dug a hole in his back garden, which he was going to hide under, and put leaves over the top and hide from the army. He was furious with the Free Army for leaving. He thought they were cowards and traitors, and that if only Baba Amr had held on and the world had seen day after day his images and others of the place being pounded by shells, then there would be an outside intervention. He was arrested, and then he popped up 2 months later on Dunia, which is a private channel in Syria, but one which probably has more virulent pro-government propaganda than even state television. And there was a very lurid title sequence showing somebody walking down a prison corridor and the door swung open. And there was poor old Jedi sitting in the corner with his head in his hands. And he was more or less forced to give a two-hour interview in which, with great skill, he deflected a lot of questions about weren't all the rebels armed and weren't they all jihadists and wasn't the government a force for stability. He was under an enormous amount of pressure to say what was expected of him, and he went back to jail after it, but still managed to plot this middle course. I remember speaking to a Free Army commander afterwards, saying, didn't they feel sorry for him? And they said, no, they didn't feel sorry for him. They thought he was a traitor, and they would try to kill him if they ever saw him again, if he got out of prison. And that tells you just how highly charged information is. Information always has a tactical effect on the battlefield, and both sides think it's very hard to get an understanding from either side of what objective journalism is. I guess that is the reason why people like us show up in Syria to do that. There is one other aspect of the kind of electronic journalism versus on-the-ground journalism. I remember being stuck outside Hula last May. Hula was the place where some 105, I think, civilians were killed, most of them women and children, in an horrific massacre. We were trying to get there, but we couldn't get there because the place was ringed by Shiite, Alawite, and Christian villagers loyal to the regime. We were traveling with the Free Syrian Army. But in a way, we almost needn't have bothered because within 4 or 5 hours of that massacre happening, there were very detailed and quite moving Skype interviews with a lot of the relatives, the kind of thing you would do if you managed to get there yourself on the ground. So there's always this tension. On the one hand, we want to get there to hear the stories for ourselves and probably get a little bit more of the atmosphere than what you'd get with Skype. On the other hand, there are some extremely powerful electronic tools available which almost make our job superfluous. I'm going to throw that out for debate with the rest of the panel, I think. Hello. Yeah, I mean, Paul's sort of, just to reiterate the Hula example that Paul gave, but from the flip side, I was actually in Lebanon at the time. I moved from Libya to start reporting on Syria after the sort of war in Libya ended. And at the time, access was very, very difficult to get in Syria. You know, you simply couldn't get in the country. Nowadays, you can go in
clandestinely from Turkey, but it was very, very difficult to get in at the time. So you're desperate to find out what's happening in these places, and what do? You are so excited, you're so grateful to be able to reach out to anybody who will speak to you, because of course, people who were speaking to foreign journalists from inside Syria were facing great risks from being attacked, by sort of, you're punished for that by a government that wasn't keen on that information getting out. And so, you know, I built up a database of more than 1,000 contacts on Skype and broke it out into different categories for different cities. So that would happen with me contacting somebody on Skype who I knew in Syria, saying, do you have a contact in Hula? Do you have a contact in Damascus, etc.? So now you have this huge database where if something happens in northeast Syria and a bomb in Raqqa, I could press Raqqa on my Skype catalog and speak to sort of 5 or 6 people who are online in Raqqa. And that can be incredibly powerful. So with Hula, I remember sitting there with this face of kind of absolute horror on my face as this guy was telling me that he'd hidden behind a rock for 10 hours and he'd heard the gunshots and he'd watched people cry, watched people be killed, and then he'd gone to find his family home burnt to a shred with his mother and his sister still inside the house. And it can be a really, really powerful medium. But the other thing is that we shouldn't underestimate the dangers that, you know, these people take to report in this way. When I went to Douma, which is a sort of suburb of Damascus in December 2011, it was just starting to kind of turn into the hands of the opposition, but it was still very much under the control of the government. There was just opposition elements there, and I went and met them undercover. And they told me a story of how they would film government soldiers shooting at protesters in the street, but the government saw the video, which I think went out on Al Jazeera, and from the position that the camera angle, where the camera angle's positioned, they found out where the activists had been filming that from, and they chased them. The police entered the building, and they had to, these activists, whose only crime really was to point a camera at a situation, had to jump out of the window to escape imprisonment and what, by all accounts, is torture. You know, torture is a frequent punishment in the prisons if you were caught for doing journalism. And some of them broke their legs, but at least they got out with their lives, they said. So it is a very important medium. The only problem is that as the war goes on, it becomes ever more politicized. So we have now, I think, because of this phenomena, it's become as much a propaganda war as it has an actual war on the ground. And I, just a few weeks ago, I got a call from my news desk saying to me that an Iranian plane had been shot down over Damascus Airport, and that the rebels had shot it down, and it was a plane that had been full of weapons that were going to the government. And there was a video which had sort of a picture of a plane landing, and then you saw a flash of light. Right. So I got onto my contacts on Skype, and everybody said to me, yes, this is absolutely true. We did shoot it down. This is proof that the Iranians are supporting the Syrian regime. And I spoke to spokespeople for the rebel FSA, and I said, you know, is this true? And he said, yes, I had information about this attack. I've spoken to people in the airport. It's 100% true. But something felt strange. There weren't more videos coming out. You know, I wasn't being able to get eyewitness accounts from the ground. And in fact, it wasn't true. And that video was simply a plane landing with a flash of light from the sun reflecting off the side. But by that point, almost every media outlet in the world had at least put it on their website. And really, it didn't matter if it was true or not anymore, because the news had gone out. So in people's minds, the idea of the regime being supported by Iranian government with weapons was there. So they'd won that battle. So it's a very difficult issue. I'm not quite sure how to solve it. Susan, a proposito di questo, allora, alla luce di quanto hanno detto Paul e Ruth, viene fuori che probabilmente quanti dicono, no, che in questo momento e rispetto a questo conflitto soprattutto, in cui
arrivano tante notizie dal fronte tramite gli attivisti, sì, tramite non i giornalisti professionisti, insomma nel senso classico del termine, non è vero che i giornalisti veri e propri a questo punto non servono più, forse servono più di prima, nel senso del cane da guardia nella concezione tipicamente anglosassone. Esattamente, ma io vorrei ricordare così che nel 2011, quando ha avuto inizio questo conflitto, la prima cosa che ho fatto nel avvicinarmi appunto al confine turco-siriano per raccogliere le testimonianze dei profughi attraverso appunto questi reportage era innanzitutto proporre il problema della Siria, perché fino a quel momento c'era una negazione in corso. Non so se ve lo ricordate, erano i primi mesi del 2011, si negava che in Siria ci fosse un conflitto e questo era un'aberrazione. Quindi cioè, per me è stato semplicissimo, cioè paradossalmente, giornalisticamente diventa addirittura più semplice, cioè si ritorna alle tecniche rudimentali di questo mestiere meraviglioso di andare in un posto e vedere semplicemente quello che succede, riportare le testimonianze e cercare ovviamente attraverso, quando possibile, di verificare ciò che le persone dicono, e quando non è possibile semplicemente, perché in questo caso ad esempio mi venivano riportati dei massacri che erano stati fatti proprio appunto all'inizio, cioè parliamo di giugno del 2011 quando non si parlava ancora di massacri ma semplicemente di generica repressione delle manifestazioni. Quindi che cosa fare di fronte a questo? Non puoi andare nel luogo del massacro, perché in questo caso mi venne riportato di un zuccherificio, una fabbrica dove questa fabbrica era diventata una fabbrica delle torture, dove le persone venivano buttate dentro e torturate. Non potendo andare in questa fabbrica, non ho fatto altro che cercare di raccogliere il più grande numero di testimonianze possibile su quel territorio. È stato sfiancante, è stato orrendo, perché poi saltavano fuori dei particolari veramente raccapriccianti, però era quello che mi ha reso, diciamo, giornalisticamente sicura nel momento in cui dovevo scrivere un reportage sulla cronaca di un massacro. Quindi paradossalmente questa situazione così difficile ha portato il nostro mestiere ad una semplificazione estrema. Certo, poi rischi la vita, rischi il rapimento, rischi, però giornalisticamente devi andare là e fare il giornalista, cioè devi riprendere, devi vedere con i tuoi occhi, riportare e raccogliere delle testimonianze. La fotografia ovviamente ha un valore immenso. Ricordiamo sempre i primi mesi, quando appunto voglio ricordare anche un nostro collega bravissimo, Alessio Romenzi, che quest'anno ha vinto il World Press Photo. Lui è stato uno dei primi giornalisti a appunto fotografare il conflitto siriano, ripeto ancora, nei mesi in cui veniva negato anche dai governi, perché c'era un imbarazzo gigantesco da parte anche dei paesi che adesso sono assolutamente schierati contro. Io mi ricordo la Turchia, la posizione della Turchia era assolutamente neutra i primi mesi, volevano che questo conflitto si autoimplodesse, perché non avevano nessuna intenzione di rompere un'alleanza economica floridissima che avevano con il governo di Assad. Quindi io mi sono ritrovata con i colleghi i primi mesi a dover fronteggiare anche un atteggiamento assolutamente omertoso del governo e dell'esercito turco, che poi si è capovolto per ragioni di strategia politica. Quindi diciamo che voglio dire, è veramente difficile verificare, ma è facile andare appunto in determinate situazioni e ridurre appunto proprio il nostro mestiere a una cosa semplicissima. Brian, vedevo che annuivi durante gli interventi dei colleghi, quindi qualsiasi cosa tu, insomma, quanto sei d'accordo su quello che hanno detto, e poi magari cogliamo anche l'occasione per farti presentare un po' meglio, perché la mia presentazione fatta così all'ultimo era effettivamente un po' vaga. Sure. Yeah, so I'm sitting here and sort of thinking about the work that all of these guys are doing. For me,
I spend most of my time training local journalists, and I don't like the way that sometimes locals or fixers are seen as just fixers or just translators when, you know, maybe 1 month before or 1 year before in a lot of places they were journalists and now they're working, you know, to support the international media, but they were journalists. And the most exciting thing for me is to see the larger press start to trust locals again. You know, I think we know that in Lebanon, you know, many years back, the media trusted too much propagandists and they really got burned. And in when I worked in Iraq, we'd always hear foreign correspondents say, well, I have to have a Shia and I have to have a Sunni and I have to have a Kurd because they do different things. And to me, at that time, I was running a small news agency there called Alive in Baghdad, and it was all Iraqi journalists. So I have to fire a guy if he's not doing his job, right? So to me, it was kind of a crazy thing. And what I hope will happen now is that in Syria, you know, people like Jedi will still be encouraged by the foreign press to be journalists, and we believe that they can do the same work that we do, right? And also, we also recognize there are some people who are propagandists, who are liars, and are changing the facts. And there's a reason for that, right? It's a war. But there's still some people who are working, who want to be journalists, and you can understand the ideas of accuracy and balance and facts. You know, and we have to push for that to come out, because you can't be everywhere, as you've said. You know, you can't be on the ground. But also, we have to be careful not to, like this thing with the plane, you know, where we're creating propaganda, right? But I don't know how we do it, but it's definitely important to figure out how to increase this relationship between, you know, trustworthy sources or even local media and foreign media. And it's a really difficult it's a really difficult interplay, because on the one hand, local journalists will have so much more knowledge than you or I ever could about the country, and so much more understanding about how people are thinking in that country, and we're much less likely to interpret something cultural, you know, make a wrong cultural interpretation. But on the other hand, then you ask, perhaps you, when we report for our audience, if we report for a British audience, it's also our perception of what's happening. You know, we try to be as objective as possible, but what is objectivity? You know, it's how you read a situation. Well, I mean, you can try to do it by just reporting what you simply what you see. But of course, I'm going to write it in a way that my audience will understand. So often I'll be working with local journalists who are fantastic journalists, but they see the same thing as I do, but they'll pick out a different thing as being important. And that can be beneficial on the one hand. On the other hand, I know what hits my audience hardest. You know, if I see a mother crying with a baby in her arms and she's just lost the father, that's kind of, you know, that might be a very powerful angle that they might look at in another side of that same event. And that's always a really difficult thing about sort of working with local journalists, that our perceptions are so different. But you wonder also with the accessibility that there is now, there is a Syrian population in Britain, right? There is an Arabic speaking population there. And rather than saying, well, we're only going to do one report from Syria a week, you know, and it's for everyone, recognizing that the level of difficulty to get content online and to publish is so much lower, you could be creating these niche markets. I mean, then think that's potentially the exciting future, right? It's, you know, instead of having ABC News some years ago said, we're closing our bureau in Paris because it doesn't make sense to have someone there and only use him once a month. But this guy has been embedded in France, and maybe he wasn't French or maybe he was. He definitely has a long-standing local cultural knowledge, and he could have been creating those kind of news products, you know, as well. Rispetto al problema dunque della verifica delle fonti, all'attendibilità delle notizie che arrivano da là, raccolte appunto non da un giornalista magari embedded come potrebbe essere Paul, o non da una Susan che entra illegalmente in Siria, o insomma da una corrispondente, no, come Ruth. Allora, la BBC, rispetto al discorso della verifica delle fonti, è molto attenta, forse più di quanto non lo sia in certi casi la stampa italiana. Quindi chiedo a Paul come vi regolate rispetto a questo aspetto. One of the kind of dirty little secrets of our business is just how much we rely on local fixers, and it all depends, as Brian said, on who the local fixer is and how good they are.
I remember going around Albania in the middle of an armed uprising with a guy whose only English had been learned while working as a waiter on a Greek holiday island servicing British tourists. First of all, his language was absolutely filthy, which is a bit of an embarrassing mirror held up to British culture because he'd learned it all from British tourists. And he knew nothing about journalism. And after a few days, I realized that he was telling me literally what, you know, I would say, how many people were killed in that gun battle? And he'd say, oh, at least 100, because he thought that's what I wanted to hear. I spoke no Albanian. When I learned a few Albanian numbers, I realized that maybe 5 people had been killed, and he was misleading me drastically. So the way we operate in Syria is that I have a local fixer and a translator, and you absolutely, like picking a good cameraman, it's the one decision you have to get right is getting that fixer and that translator to be the right person. It's a completely different situation when you're sitting in London and wondering if the YouTube video you've got showing, for instance, the guy being buried alive is real or not. That one turned out not to be real, and we didn't use it, and we were glad we didn't. But the best way to check facts is to see something for yourself. A lot of the time in Syria, we found ourselves in the middle of a news event, like the siege of Bab al-Amr and the shelling of Homs. And while people outside were telling us that the shelling wasn't really happening, and for instance, state television was accusing residents of Homs of setting little fires on their balconies or on the rooftops to make it look like shelling, we could say, well, no, because we can count the number of shells coming in one every 30 seconds. So that really is the only way to make sure you get it right, is to see it yourself and tell the story yourself. Luckily, that hopefully means there'll be jobs for us. Quello che vorrei chiedere a chi di voi vuole rispondere, la propaganda del regime e la propaganda dei ribelli è da porre sullo stesso piano o ci sono, tra virgolette, delle gradazioni, anche se non è un termine esatto, di propaganda? Ad esempio mi viene in mente un reportage di Channel 4 dove si vedeva un esponente del libero esercito siriano raccontare di un centro bombardato e poi si vedeva in questa ricostruzione di Channel 4 che stava su un piano rialzato questo esponente dell'esercito libero e al di sotto si vedeva un falò con del fuoco e gli stessi ribelli che alimentavano questo fuoco che in realtà era appunto un braciere per far credere che fossero il fumo delle bombe. Ora questo è un esempio di propaganda tra virgolette meno grave rispetto a tanti altri esempi ben più gravi, quindi volevo capire se c'è una gradazione di propaganda, se la propaganda magari di chi sta non dalla parte del regime è fatta per sempre perché è preparata a tavolino o se magari è una sorta di implicita richiesta di aiuto per attirare l'attenzione di un mondo, di una comunità internazionale che, come diceva anche Susan, per troppo tempo ha voluto chiudere e continua forse a chiudere gli occhi su questo dramma siriano. Anche tutte e due, Insieme no, ma forse abbiamo un punto di vista molto simile perché molte interviste le abbiamo fatte insieme e in queste interviste quante volte, Ruth, ci siamo sentite dire dal ribelle di turno dell'esercito libero oggi 100 nuovi disertori sono passati dalla parte dei ribelli? Quante tutta volte la popolazione cina dovevamo praticamente sin dall'inizio del conflitto questo esercito dei ribelli siriani doveva essere immenso perché dai numeri che raccoglievamo durante ogni intervista, guarda caso il giorno in cui ci davano l'intervista erano passati dall'altra parte centinaia di ribelli tra cui altissimi ufficiali. Non è vero, evidentemente è una guerra civile proprio perché invece l'esercito continua a supportare saldamente il regime. Sicuramente c'è ad esempio proprio il caso dei ribelli, ci sono dei disertori, oggi possiamo avere anche delle cifre, delle stime verosimili che si aggirano intorno ai appunto 100.000 soldati e in questo caso ovviamente per i ribelli, per l'esercito siriano libero ovviamente era, come dici tu, un modo di richiamare l'attenzione o un modo di farsi una buona pubblicità per dire noi ce la facciamo, dateci le armi perché siamo tanti, possiamo combattere questo regime. Ora invece per quanto riguarda la propaganda invece da parte del regime siriano di Assad è molto interessante secondo me, al di là dell'inizio in cui si è andato
su dei binari piuttosto classici del sono un complotto internazionale, perché ovviamente c'è questa retorica, diciamo così, piuttosto usata, il complotto internazionale e i terroristi, cosa che poi in effetti si è verificata con il tempo perché era inevitabile. E la cosa più interessante invece per me negli ultimi mesi è stato guardare la televisione di regime. E c'era da un lato questi servizi lunghissimi di minuti con tutti i soldati in tutte le versioni, c'era il paracadutista, c'era il nuotatore, c'era l'anfibio, c'era quello sul tank, quello a terra, quello che sparava, tutti insieme che cantavano una specie di Gigi D'Alessio siriano che li fomentava tutti quanti. E quindi, scusa Paul, Gigi D'Alessio è un cantante molto popolare italiano, quindi questo non lo sapevo giustamente. Quindi c'era da un lato questa propaganda così un po' grottesca, e poi però c'era una propaganda molto più sottile. C'era il servizio sull'agricoltore di Latakia che ancora aveva la moglie che faceva il pane e che... C'era questo ambiente, Latakia per chi non lo sa è una provincia bellissima, verde, fertile, in montagna, per cui c'era questo ambiente bucolico, meraviglioso, in cui si faceva vedere che la vita andava avanti. Questo a contrasto di quello che facevano i terroristi cattivi. Quindi perché è più interessante questo? Perché crea il consenso anche di una classe media, di cui non si parla in questo conflitto perché semplicemente sparisce nella gravità della violenza, dei bombardamenti, delle cose. Però esiste una classe media, esistono dei siriani che pensano tutti i giorni a come sopravvivere, a come andare avanti e soprattutto a come fronteggiare una crisi economica disastrosa. Per cui la propaganda, secondo me, va vista non solo nei suoi aspetti appunto quelli più evidenti e grotteschi che poi emergono sul piano internazionale, ma va vista anche, secondo me, nel suo aspetto più, diciamo così, infido. Brian e Ruth? Well, and I think a big difference here, right, is when you're talking about the propaganda of the Free Syrian Army and the activists, who is that aimed at, right? Whereas the Syrian government clearly has media dominance within Syria. So you can't compare the propaganda of both sides, right? They clearly have a much higher reach. Assad's side has much higher reach. But then it makes me wonder, you know, is the FSA, is it really aimed at us? Or is it actually trying to make some tiny bit of difference against what Assad's doing? You know, and I don't know. I'm not sure. I think when it comes to propaganda, you're asking about the motivations. I think the motivations of deceit are pretty equal on both sides, right? Like, so they're both trying to win a war. Well, it's a really interesting point, though, about the audience that they're targeting. On the rebel side, a lot of this propaganda developed from the fact that if you were an FSA rebel group and you needed money and you need weapons to fight, right? So how do you do that? You need to attract attention of a very wealthy sponsor outside, probably a businessman in Saudi Arabia or Qatar, someone with religious motivations who wants to support the cause. And what was coming out of the reason we're seeing such a proliferation on YouTube of videos showing the victories of the different kind of rebel groups and things was also to attract these sponsors. So you'd get a man would show up on the Turkish border with a suitcase full of money, and the only thing that was asked in return was that the results of this money were filmed. So that's, and of course then you have a huge incentive to sort of declare your victories on. But yeah, I mean it's incredible how widespread it is. As Susan was saying, the subtlety of it. On both sides, you know, in the regime there's a story, it was one of my favorite stories, was about after every attack, every suicide bombing, you know, absolutely awful things that are happening in Damascus, the Syrian state television would interview civilians who suffered from the attack. Unfortunately, there was one guy who
had appeared about 15 times on Syrian state TV. He was at every single location of every single attack. He just miraculously happened to be in every single one. Yeah. But in some ways, it's self-defeating as well, right? This is the interesting thing. Both these guys, both sides, are waging this propaganda campaign to win the war, to win credibility. They're both desperately trying to convince us, whether it be a foreign audience or a domestic audience, that they are right, that they're winning the war, that people should support them because it's their cause that's right. And actually, paradoxically, I mean, it's a self-defeating effort, because by lying, by creating these ridiculous... I mean, the regime is suffering. People in Damascus, in rebel, in government-held areas, are genuinely suffering from sort of suicide bombing attacks that are killing civilians, and which is, it's a genuinely terrible thing that's happening. So you just lose your own credibility if you start planting people there. You don't need to. And this is what I always say to the rebel side as well. I'll go to places, 10,000 people defected today and 40 babies were slaughtered. The situation on the ground is awful. People are dying and people are suffering. There's no need to exaggerate it to this level, but they do because they're emotionally invested. So then you think, well, you need, sometimes being a foreigner is a massive advantage in these areas because you're not emotionally invested. Ecco, Paul voleva intervenire su questo, ti do la parola tra un secondo, Paul. Rispetto a questo, Susan, prima, a parte il fatto che ho sorriso quando parlavi di questo, non so, chiamiamolo prezzemolino, che scompariva in tutte le interviste perché su Rai News l'abbiamo trasmesso. Prima, anche all'altro panel e anche rispetto a quello che dicevi poco fa, emergeva anche che a volte però non si parla sempre di propaganda voluta, appunto, no? A volte è anche un discorso di incapacità o difficoltà anche delle stesse persone, degli stessi attivisti, degli stessi belligeranti che non riescono effettivamente a sapere quello che succede. È questione di un passaparola, tra virgolette, mal riuscito, il classico telefono senza filo, ovviamente in chiave ben più drammatica, o è anche questione appunto di una persona contattata su un attacco che c'è stato poco lontano, che ti dice sì, ci sono stati tanti morti, più di quelli che effettivamente ci sono stati, magari non perché vuole fare propaganda, ma perché ha talmente tanto terrore, talmente tanta paura, no? A volte, questo mi rifaccio a quello che dicevi all'altro panel, talmente tanta sofferenza accumulata che quasi dà per scontato involontariamente nella sua mente che effettivamente ci sono stati 100 morti, quando in realtà sono stati 2. Ti faccio rispondere a questo, dopodiché diamo la parola a Paul che voleva intervenire. That follows on exactly from what I was about to say, which is that when you're emotionally involved in something, it's very hard to see the cold hard facts, you know. And someone was telling me that their best coverage, they thought that the best coverage of British politics was in the American newspapers. It's in the New York Times and that's because it's people who have been able to take a step back, who aren't personally invested, who don't have to worry about domestic politics affecting their lives if they say something. Which, you know, however objective we try to be, let's face it, that's an issue that affects everybody's lives in all countries. So that's a question about citizen journalism and about activists and about believing what people say on the ground, because if you are emotionally involved, it's very, very hard to, even if you're trying to be genuinely honest about what you've seen, sometimes you just can't express it in a way that's necessarily accurate because you're so passionate about it. I was just going to say that there was a time in Iraq, about 2004, when we realized that people were being kidnapped and beheaded just so that groups could show people being beheaded. And then we thought, well, can we really continue to show people being beheaded? We never showed the actual moment, but the lead up to it, if this is a factor in whether people do it. And last summer in Aleppo, a group in Al-Bab, just outside Aleppo, had 20 prisoners whom they executed and put the video up just so that they could raise funds and, as Ruth was describing, get people to fund them from the Gulf states. And they knew that they had to kill at least 20 people, otherwise it wouldn't break through the white noise of other atrocity videos on YouTube. And that poses a moral problem, which I'm not sure I know the answer to. Mi rallaccio a questo esempio che faceva Paul delle decapitazioni. Quando arrivano
queste immagini, spesso molto crude, io parlo per iNews, ma credo che sia dovunque così, ogni volta ci mettiamo quasi a tavolino a dire cosa facciamo, la mandiamo in onda o non la mandiamo in onda. Qualcuno sostiene no, sono immagini troppo crude, non vanno mandate, urteremmo la sensibilità dei telespettatori. Io sono un estremista da questo punto di vista, per me le immagini andrebbero comunque mandate per far capire la gravità di quello che succede in certe aree. Poi sono posizioni personali, quindi non è che una sia giusta o una sbagliata. Quindi vai, poi dimmi quello che volevi dire, ma l'altra domanda anche allora che ti faccio, Susan, è se rispetto a questo è cambiata anche l'obiettivo dei giornalisti, perché se prima appunto l'obiettivo era arrivare per primi, ora quando ci si trova di fronte ad un'immagine di questo tipo, l'arrivare per primi spesso non ce ne importa più niente, cioè ci poniamo altri problemi che appunto, ma questa immagine è vera, ma questa immagine fa troppo male, ma questa immagine che cosa comporta? Quindi l'arrivare per primi, che era un tempo l'obiettivo del giornalista al fare lo scoop, forse in questa fase e nel conflitto siriano in particolare non è più questo. E poi questo insomma quello che volevi dire. Ecco, riguardo le immagini raccapriccianti, io non ho esperienze di giornalismo di guerra precedenti, però forse non esagero nel dire che forse questo è il conflitto in cui sono emerse foto e video più di massacri, più raccapriccianti forse di tutti. Allora, io non so, spero, vi auguro di non visitare certi siti, ma è pieno internet di video di corpi di bambini fatti a pezzi, di persone diciamo così, diciamo, ecco appunto, decapitate o c'è questo stupro sul corpo. Ti interrompo soltanto un secondo, io ricordo sì. Ad esempio di un video che abbiamo peraltro trasmesso e poi sono arrivati infatti le lamentele di qualche telespettatore perché non per qualcuno era troppo. Non mi dispiace no, dirlo. Per dire, però, non no, vanno trasmessi. Io non decido, lo sai, io sono una conduttrice, però insomma per dire la crudezza delle immagini che arrivano, abbiamo trasmesso una volta, poi non l'abbiamo più fatto girare perché la cosa appunto ha suscitato polemiche interne alla redazione e da casa. Infatti di una persona, così dicevano che fosse poi... che fosse un disertore che era stato preso dai realisti e si vedeva questa persona pian piano messa in una buca, presa a sassate e fino a che scompariva, mm-hmm. Sotto i sassi, si assisteva all'agonia di questa persona con i lamenti audio di questa persona, questo per dire appunto confermare l'atrocità sì. delle immagini. Sì, che sì, no, ci sono immagini di bambini virati, cioè ci sono delle immagini che non si devono trasmettere, non servono assolutamente a nulla, sono raccapriccianti, fanno male e soprattutto non credo veramente abbiano una valenza giornalistica. E questo lo dico perché ci sono molti presunti siti di giornalismo, citizen journalism o cose simili che sulla Siria puntano solo su questo. Non mi sembra che la diffusione di queste immagini da 2 anni a questa parte abbia sollecitato la reazione della comunità internazionale, quindi sono pienamente inutili. Io veramente invito a non incappare, perché ci si incappa facilmente in questa roba, anche su Facebook si può chiudere tranquillamente. I disagree, there is value in atrocity videos and people like us, I'm afraid, sanitize the news. I don't think there's any journalist in the field who doesn't disagree with decisions taken in head office to dial it back a bit because it's 6 o'clock and kids are going to be having their tea and you can't show people with their limbs blown off at 6 o'clock. I remember during the shelling of Baba Amma, we spent a morning in the hospital, just sort of pandemonium, shells falling outside every couple of minutes, people being brought in. And there was a kid brought in whose jaw had been ripped off by a sniper bullet, by a 50 caliber bullet. And there was nothing left beneath the nose, it was just shreds, no jaw, nothing, you could see his throat. I couldn't even look at the kid, the cameraman couldn't film it. We certainly couldn't have showed it if we'd have sent it to London, we'd have all been fired. But just once maybe, that kind of stuff does need to be shown because that is what the reality of war is. And if you start sanitizing stuff for the good reasons of you can't make people sick over their tea at 6 o'clock, then you start glamorizing war and you get the excitement and the drama and the sound of the shells coming in and people running around and you don't get the reality of it, which is, you know, the injuries that people have.
Io la mia l'ho già detta e la penso come, insomma, come pole da questo punto di vista, però chiedo ovviamente il parere anche di Ruth e di Braglia su questo e poi magari riformulo la domanda appunto se a questo punto la, quella che era una volta l'obiettivo del giornalista del fare lo scoop arrivare per primo in questo caso nella guerra siriana e in presenza di queste problematiche non sia a questo punto cambiato. Well, I think so. Also, you asked me earlier to say a little bit more about what I do. So, I train journalists in conflict areas, mostly local journalists, not foreign correspondents, right? And I spent a long time working in Libya during the revolution and also after. But we've only just this week started training Syrian journalists because we're really like for me, news is a package, and I can make it look like I can teach anybody to make news look like what Paul makes. I can't teach them to get the same scoops that he gets or do the same interviews, this kind of thing. But if you start teaching people to make something that looks even more like news, there's this thing that happens where they start to believe it. And I think that's a big part of the problem with not showing, with sanitizing the news, right? Is we have a different reality than what is actually happening, you know? At the same time, you know, Syrians are producing news for all these reasons we've said, you know, to get guns, to get weapons, to shock people, to for their own ends. And we have to be careful also not to to be doing our own job well enough, like for foreign correspondents, they need to do their own job well enough that there is another option, there is an accuracy-based option, or we need to train local journalists to do this as well. And to me, there is a need for journalists still, right? It's not to say that media is created without journalists now. It's not media. It's not news. Just because it's on YouTube, just because it was shot with an HD camera, doesn't mean it's the same thing, right? It does, however, mean that we need to not abdicate our role as journalists to people who are propagandists and who, you know. Yeah. I'm quite interested to ask the audience, actually. I mean, maybe with a show of hands, like how many of you still get most of your news from mainstream media, whether that's TV or newspapers? And how many's main source of news is still TV or newspapers? That's incredibly few. So that's probably that's much less than half. And how many of you get your news through social networking sites like Facebook and Twitter? So it's roughly 50-50, which is fascinating. It shows, you know. Anche 60-40. Possiamo cambiare lavoro. 60-40. Yeah, I was trying to propagandize my. Our job. So that just shows the power of other media. And I mean, how many of you would like to see? I mean, it's interesting to know. I mean, I think you're right, what you're suggesting, that news is changing, as we see here. So why does it still have to be the traditional one news story a day from your own correspondent, if you've got a website and people from the ground want to write up pieces and put them up? Well, but also, how does the mainstream compete more on the social media, right? Like in Libya, all of my colleagues on Facebook from Libya are constantly sharing propaganda and inaccurate posts, or the other Libyans are sharing posts and saying that's propaganda, but yeah. Nobody's sharing accurate fact-based news, right? Yeah. And even the BBC is not reaching them in this Facebook streams. It's not getting shared in that way. Yeah, and that's a problem as well with the speed of today's media. You know, when you put things up so quickly, like the example of the Iranian plane. Like in this case, I managed not to write the story, but I'm sure there've been other cases. But in this case, many other people did. You know, it was all over the news wires everywhere. And this fact that this Iranian plane had not been blown up, in fact, it didn't exist, or in that case, in that specific incident, didn't exist, was almost lost to the fact that it had already got circulated the globe. You know. Allora, adesso cambiamo un attimo argomento perché vogliamo farvi vedere un video con una domanda che faccio a Susan, poi lasciamo lo spazio a questo punto alle domande direttamente dal pubblico. Una curiosità mia a questo punto però, sempre per alzate di mano, in caso di immagini particolarmente crude, come diciamo poco fa, chi è favorevole per alzate di mano a mandarle comunque in onda?
50-50 minoritari. No, ma cosa minoritari? Va bene, poi ne parleremo a quattro occhi, Susan. Allora, Susan, prima hai detto che passiamo dai massacri all'amore. Passiamo dai massacri all'amore con un video che ha realizzato Susan e che ci dimostra anche, poi così ci spiega anche il senso di questo video, come tu dicevi, in questa situazione il giornalista serve e come, il reportage serve e come, anche per, no, diversificare a questo punto le informazioni a 2 anni dall'inizio della guerra, 2 anni in cui c'è il rischio di ripetere sempre le stesse cose, peraltro quasi inutilmente, perché rimane il silenzio della comunità internazionale. Il pubblico alla violenza. Scusate, forse sono troppo pacifista. Mandiamo in onda il video. A 2 anni dall'inizio della rivoluzione in Siria, la prova più difficile per i profughi in Libano è affrontare la vita quotidiana. Burhan è uno di loro. Nel novembre del 2011 ha dovuto lasciare Homs. Because I was wanted. I think Homs it will become a second Stalingrad. I think if we say the Stalingrad in we have a Baba Amr, we have a Baba Spas, this street become famous and all the world know it. Più di 500.000 di profughi sono arrivati in Libano. Tra questi il 40% viene dalla città di Homs. No, Homs destroyed, completely destroyed, and only that we have one street, it's still like Alwar, it's called Alwar. Durante i bombardamenti a Homs inizia una fuga di massa. Gli abitanti trovano riparo nella vicina città di Tripoli, nel nord del Libano. La maggior parte sono donne e bambini. Molti profughi vivono oggi nella povertà estrema. All of the Syrian people suffering from that regime was controlling the country by fire and iron, by weapons, by tank. Durante la guerra, Burhan ha perso un cugino di 16 anni. È stato ucciso da un cecchino. Nonostante la rabbia, ha deciso di non imbracciare le armi. Nel suo tempo libero, lavora come volontario con i bambini siriani. I piccoli presentano diverse sindromi post-traumatiche. Youssef, 2 anni e mezzo, ha 2 protesi. Ha perso il piede destro e la mano sinistra. Abir è la fidanzata di Burhan. È laureata in chimica, ma ora sogna di diventare giornalista. Homs is the most beautiful city in the world. No city, there is no city more than beautiful more than Homs. Abir è stata una delle prime donne a partecipare alle manifestazioni contro il regime del presidente siriano Bashar al-Assad. First time I got a strike, one of my friend asked me, what do you feel in that minute? What do you feel? I said, I hear my voice for the first time. This is my voice, not what I should say. This is what I want to say, what Abir won't say. Abir, a Homs, ha ancora 2 fratelli. Uno combatte nell'esercito siriano libero, l'altro, Firas, è in prigione, dopo essere stato arrestato per aver partecipato alle manifestazioni. Firas is... I think he will be okay, because Allah will take care of him, because he's a good guy. Dopo pochi mesi, dalle proteste pacifiche si è passati ad una guerra civile che ha provocato finora oltre 70.000 morti. Abir voleva aiutare i feriti, ma non ce l'ha fatta. I say that blood, I really can't help him. I can't help where, if there is blood, I go outside and didn't help him. Burhan e Abir vorrebbero sposarsi e avere figli. I think we will get married, but I don't know when. Inshallah, we will have kids, because we lost too much kids in our revolution, and we must have another generation, and revolution generation. Those people will, those kids will really build a new Syria, not us, them. The new Syria is for him, not for us. Maybe we'll help him to build it, but not for us.
Allora, dunque un applauso non perché è mia amica, ma perché è brava. Non so se vuoi dire qualcosa, altrimenti passiamo alle domande, Susan. Ok, domande dal pubblico? Sì, c'è qualcuno col microfono oppure decido io? Sì, vai. Ah, sta arrivando la ragazza. Scusa, sta arrivando la ragazza. Allora, innanzitutto volevo fare ritornare sull'argomento delle immagini più o meno scioccanti, raccapriccianti, sull'opportunità o meno di farle vedere. Penso che sia importante capire anche perché si fa, cioè voi lo sapete molto bene, meglio di me, perché si fa giornalisti e con quale obiettivo, se c'è un obiettivo. E credo che ci sia un compromesso tra cercare di informare la gente ed evitare che se ne scappi via perché è scioccata appunto e voglia solo dimenticare, perché il rischio è anche quello, questo da un lato. Dall'altro lato stiamo parlando di Siria, sono emerse le vostre percezioni della situazione sul campo, la propaganda, la contropropaganda, la stampa internazionale eccetera. Ma la domanda che mi pongo è, secondo la vostra percezione, voi che ci siete stati, quale chance ha la parte che è scesa in piazza, che si è opposta al regime, di farcela? Ah, posso rispondere da siriana? Sono depressa. Come giornalista penso che ci siano delle possibilità nel lungo periodo che la società civile sia in grado di riprendere le redini del destino del paese, quindi sul piano politico. Attualmente quella gente lì che manifestava all'inizio del 2011 non c'è più, non c'è più. Anche il rapporto agli attori internazionali, se pensate che prima o poi ci sia un intervento internazionale sul campo, a quale titolo non lo sappiamo ancora bene, le Nazioni Unite si espongono con dei comunicati di condanna, però di fatto non si passa ad azioni concrete, la NATO ci pensa ma ci pensa troppo, eccetera. Sì, per me in Siria ormai non c'è niente di bianco e nero, forse non c'era mai, ma specialmente ora è tutto strati di grigio, è tutto in strati di grigio. E quando mi ha chiesto perché si fa il giornalismo, cioè perché si fa questo, forse questa è la differenza tra, e questo è il privilegio che hai come un giornalista degli esteri che va in un posto che non è il suo paese, perché ti puoi tirare fuori abbastanza per poter. Quando io vado, cioè assolutamente zero obiettivo, altro che capire cosa sta veramente succedendo lì. Cioè, non penso a governi, non penso a politica, non penso a mie opinioni. Si crea una certa, so che lo sapete, gran parte di persone di voi sarete giornalisti qua. Crei una barriera assolutamente di separazione tra le tue emozioni, sentimenti e quello che è quello che vedi. Scusa, siccome mi sta a cuore la cosa, conoscerai Galtung, è un autore, giornalista, sociologo, linguista svedese che ha scritto del rapporto tra war journalism and peace journalism. Credo che, almeno personalmente, penso che si debba puntare eticamente verso questo peace journalism, che è poi forse quello a cui richiama anche Susan. Io sono per forza schierato,
cioè non ce la faccio a non essere schierato. Posso essere schierato da una parte o dall'altra, ma lo sono. E se credo in un certo tipo di valore, che può essere la pace, che possono essere i diritti umani, che può essere la democrazia, in qualche modo io lo trasmetto. Ma in Siria... Rufo, prima che rispondi, soltanto magari per alzata di mano il prossimo che vuole parlare, così intanto avviciniamo il microfono. Direi in Siria che niente è chiaro, così naturalmente tutti vorremmo che si risolve in una maniera dove c'è pace e queste persone che stanno soffrendo trovano una pace e una maniera di vivere senza paura, sia dal regime, dal governo ora o da un governo futuro, da ribelli o da qualsiasi cosa. Però il problema è che non c'è una chiara risoluzione, cioè la comunità internazionale intervenire o non è intervenire, non è chiaro che un'intervenzione porterebbe una certa democrazia o pace o quello che noi vogliamo. E c'è anche una grande differenza tra quello che vogliamo, come noi percepiamo la libertà, la democrazia, e forse persone in altre culture lo percepiscono così. Per me non ci sono risposte facili in Siria ormai, ci sono migliaia di gruppi con tutti interessi, che hanno tutti interessi diversi e credenze diverse. Così io, come giornalista, l'unica cosa che posso fare è di andare lì e di scrivere la loro storia, perché quando stai lì è l'unico posto, come giornalista penso, che dove veramente, per qualche ragione, non so perché, le persone che sono in mezzo a tutta la sofferenza ti vogliono lì. Cioè io mi stupendo sempre del fatto che questo ha appena perso la casa, il figlio, eppure prende mezz'ora di parlare con me, una straniera. E è perché in qualche maniera la tua presenza, il fatto che tu stai scrivendo la storia della loro sofferenza, li è importante, per qualche ragione. Sì, è difficile capire perché, però così. Confermo. Il prossimo, prego. Allora, io credo che forse oggi il ruolo del giornalismo di guerra, oggi soprattutto in Siria, sia quello di andare oltre al racconto, ma quello di magari di interpretare e sintetizzare, cioè quindi permettere una comprensione. E allora io mi chiedevo e chiedo magari a voi, se queste, diciamo, queste fonti autoprodotte e di propaganda, anche di propaganda del regime, non siano più da considerare più che fonti per voi giornalisti, diciamo degli atti di guerra, esattamente come un'azione militare che ha un obiettivo, quindi da capire cioè da far capire, da sintetizzare e da interpretare per permettere all'audience di capire. Stesso discorso per il microfono, intanto magari il prossimo che vuole parlare, dietro, c'è un ragazzo dietro. I mean, I think that everybody wants to tell their story, right? And we have journalists to have people who can spend all day, every day, telling the stories that need to be told. And when we don't see, when we've stopped seeing journalists doing their job, we've started to see citizen journalists, and we've started to see people telling those stories. But I don't think it's right to say that you can't tell when you're being lied to. If you're not urging to believe, if you don't want to believe that, I mean, I think that's the problem, is that there's a line between this both trying to scoop and be first, but also you want to believe the news because you want to be able to be first. And when you make that rush, you draw that line, and you know, people stop trusting you. And you know, and the problem now is that the line has been pulled back so far, and so many people are making their own news, especially in a place like Syria. It's hard to start to clear this gray and to take a stance, you know, to make something. But I think people want to tell their stories, you know, and I hope we'll keep telling them, and we'll do a better job and more of them, you know, and you know. A very wise journalist once told me, never predict anything. And he was absolutely right, because when the mass demonstration started in Syria, I was happily predicting Assad had just a few weeks to go, and yep, he's still there. To be honest, I find talk of peace journalism pretty fatuous. Peace journalism, war journalism, people on some kind of crusade to get an intervention or to get people to stay out of it. That's not what we need. We need people just to go and hold up a mirror to what's happening and report what's happening and give people
the facts so they can make their own decisions. And I'm always very wary and very suspicious of crusading journalism. 2 years ago, when we started doing this kind of sneaking in and out of Syria with the activists, people were delighted to see us. They looked at Libya and thought, well, the journalists are going to bring foreign planes to bomb Assad. Now they're pretty pissed off with us and they don't really want to deal with us. And a lot of activists who were optimistic at the beginning about outside intervention no longer are. And a lot of activists who are optimistic about the revolution are no longer optimistic about that either. And people are very, very disillusioned. So I don't know what's going to happen, but the expectation now of most Syrians on both sides is of a long and dirty sectarian civil war. Yes, thank you very much for the presentation. It was really thrilling. I salute the courage of the journalists that actually go on the ground to get the information on the first to get the real information. But what I find quite disturbing about this conflict is that we get a lot of information about what is actually happening on the ground, facts and everything, but we don't get the international dimension of the whole conflict, because we don't know for sure what are the interests behind, for example, the FSA, how did it start it? I mean, what are the motivations that actually made them go at war and encouraged them to kind of feel that they were going to win? And because clearly there are some international interests in this conflict. I don't know why, for example, I mean, some countries are talking of, they are talking of weaponizing the rebels, and at the same time, they are more or less the same kind of people that are fighting against France in Mali. So it's rather strange that, I'm not taking the side of Assad or anything, but somehow there's the dimension of why Russia is behind Syria that really escapes from some kind of, you don't understand really the international dimension of what is happening, why France, why is England behind somehow the rebels, with the only narratives that we get from the facts on the ground. So that was mainly my question. Why do we get all this very factual dimension, but not this whole explanation of what are the reasons? Thank you very much. Yeah. If only. I wish sometimes I could just sort of be pulled out of this whole thing and see it from so far above that I could see the sort of thoughts of every single actor. And that's one of the difficult things, that if you have your own life, your own job in a foreign country, and you're just sort of going about your daily business and you just want to get a bit of news, it's a very hard thing to sit down to try to explain. It's also hard to comprehensively pull together in a factual way, because of, you know, complexities of government's thinking. But I think the answer to that is just that it's a very, very complex situation where Syria has become, it's a horrible word to use, but like a playground. It's a proxy war where it's such strategic importance to so many countries that everybody is trying to have influence on it. So yes, of course, Saudi Arabia is seen to be backing certain parts of the rebel factions because they haven't, you know, and one of the common explanations for that is that they have an interest in ensuring that Syria isn't sort of Shia dominated. It's pushing that Sunni Muslim religion. So you've got the Sunni versus Shia tension, Saudi, Qatar versus Iran. You've got kind of all sorts of regional dynamics, Israel. It's just incredibly complex. I mean, it's got to take much more time than we have here today to talk about it. I'm probably an expert, sort of greater than I am. But the complexity is definitely part of the problem with Syria. And you said, you know, why did the FSA arise and who are they? I think there isn't, you know, the FSA as a term is kind of misleading. It's never really existed as an entity. It was an idea, the armed opposition. There are several explanations for that, all of which are probably partly true. You know, the popular protests weren't working. There were violent retaliations from government side, so people picked up arms. But yes, of course, there's also the other side. There was influence from foreign governments with an interest in turning this into an armed uprising. So I think
It's a very long and complicated subject. That's a good point. Very good point. Sì, eccomi, funziona? Ok. Io sono Laura Guzzi, sono una studente della scuola di giornalismo e volevo prima di tutto fare i complimenti a Susan per il documentario e legandomi all'aspetto della violenza nelle immagini. Proprio forse pensare che questo, magari questo tipo di lavoro, che è sicuramente più delicato, però potrebbe essere una buona soluzione forse per far vedere la realtà senza forse stravolgere, no, il pubblico. E poi avevo due domande, che sono la prima, come mantenere dopo 2 anni di conflitto l'attenzione del pubblico? Cioè come si fa... al di là della strage al forno in Siria, dove magari muoiono 100 persone, allora quel giorno si dà la notizia, come si fa a mantenere alta l'attenzione cercando di non annoiare, perché poi effettivamente magari ci si assuefa anche al dolore. E seconda domanda, secondo me, ecco, magari ricollegandomi a quello che diceva il ragazzo, tanti aspetti del conflitto che sono difficili non si chiariscono anche perché manca forse un po', anche come succede sul sito della BBC magari, quella serie di schede, di approfondimenti che, a cui il lettore si può sempre riferire per... quindi ecco, questa è la mia domanda. Grazie. Alla prima domanda ti rispondo con il video, no? Perché quello praticamente è stato un modo per tenere alta l'attenzione su un tema in cui vedevo che c'era una stanchezza profonda. E io ho iniziato a fare il freelance su questo tema da più di un anno e all'inizio vendevo veramente tantissimi pezzi tutti i giorni per tanti media perché si copriva la cronaca. A un certo punto sparisce la cronaca e la Siria diventa una breve con una conta di morti. Ora, essendo stata... facendo questo lavoro e avendolo fatto prima di seguire la Siria, in cui sono evidentemente appassionata per ragioni anche personali, per me la conta dei morti nel paese X dove c'è il conflitto, faccio un esempio, che ne so, in Congo piuttosto che in Darfur, è purtroppo un numero. Cioè, posso ovviamente appassionarmi se vedo un documentario della BBC, perché tanto noi non li facciamo più praticamente. E quindi questo, cioè, ti rispondo, ecco, mantenere alta l'attenzione e raccontare la storia da un altro punto di vista. Un altro pallino che avevo e che mi piacerebbe fare sarebbe anche piuttosto semplice oramai, visto che il disastro economico è evidente, era raccontare la mafia nelle zone liberate. È un po' più difficile, è pericoloso, però c'è tutto un mercato di beni rubati e c'è l'imposizione, ad esempio, della figura proprio del mafioso. Io ho fatto questo parallelo tra la mafia e quello che succede in Siria e ovviamente mi hanno attaccato, me ne hanno detto tutti i colori. Ne sono convinta, proverò ad andare avanti su questa storia. Il conflitto non è chiaro, no, non è chiaro, non è chiaro neanche per noi che praticamente passiamo tutto il tempo a parlare solo di questa cosa, soprattutto vivendo all'estero, per cui frequentiamo altre persone che ruotano intorno a questo e quindi parliamo di questo in continuazione. Ovviamente abbiamo delle idee più chiare rispetto al grande pubblico che fortunatamente non deve occuparsi di questo tutti i giorni e a un certo punto ogni tanto ti capita pure di avere lo scoop, no? Ah, ho intervistato il leader di quella catiba laica che è in conflitto con quelli dei Fratelli Musulmani, chiamo la redazione e dico: oh ragazzi, cioè, ah no, vabbè, ma questo non ci interessa, questo ovviamente non riesce ad arrivare al grande pubblico, quindi ovviamente mi ritrovo delle volte con delle storie per cui io so che cosa succede nel campo. Ad esempio, recentemente c'è stata una riunione della Lega Araba dove andava la Siria con 2 leader, ho scritto un pezzo su perché c'erano 2 leader e per me era un pezzo complicatissimo in cui però avevo provato a semplificarlo e quasi non me lo stavano prendendo. Eppure un pezzo del genere ti fa capire perché, ad esempio, un paese con 2 poltrone, che è, insomma, una cosa abbastanza grave.
Allora, mi hanno appena fatto cenno, credo che dobbiamo chiudere. Io soltanto volevo dire una cosa alla ragazza che ha fatto l'ultima domanda, per quando chiedevi come si fa a tenere viva l'attenzione su questo conflitto a distanza di 2 anni. Io volevo semplicemente dare manforte a Susan, perché ho appena fatto, appunto dicevo, sono appena stata in Libano per parlare dei profughi siriani, ho fatto una serie di reportage. E per trovare lo spazio per mandarli in onda, perché uno durava più di 25 minuti, altri 7, 8, 10, si parla appunto, si cercano le sfaccettature umane, ho parlato ad esempio del discorso sicurezza al confine, le ricadute interne. Laura, con a proposito Libano, di sicurezza, diciamo, secondo solo, sì, finiamo, sì. Scoppia, poi te lo faccio dire. Quindi magari parlare anche delle conseguenze nei paesi limitrofi, perché in genere io reportage non ne ho visti tantissimi. Quest'ultimo che ho fatto parlava molto degli aspetti umani, delle sfaccettature, delle piccole storie e di quello che succede al Libano, al confine e nella politica interna libanese, le conseguenze che ci sono. Un esempio soltanto, poi Susan, così chiudi. Sì, in questo. Sì, sì. Ah, no, ecco, per la sicurezza c'è questo corso che mi è appena stato detto, cioè questo corso si chiama On the Front Line. A luglio, dall'8 al 13 a Pisa, organizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna. Ne so pochissimo, però, perché insomma non approfondire questa cosa, ecco. Ok, ci fermiamo qui, grazie a tutti. Yeah, absolutely. Hello, Susan. Alhamdulillah, salam.